Ci ritroviamo come ogni venerdì 15 sera che iniziamo con una tragica notizia. Leggendovi il comunicato stampa ufficiale delle segreterie territoriali di Taranto, di CGIL, CISL e UIL, ancora una volta la comunità ionica viene sconvolta dall'ennesima tragedia che funesta il mondo del lavoro già pesantemente scosso dall'endemica crisi economica in atto. Nel pomeriggio di ieri al porto di Taranto è morto un lavoratore di una ditta addetta all'imbarco delle pale eoliche prodotte da Vestas. Il tragico scenario è sempre quello del quarto sporgente, lo stesso dove si erano consumati due eventi altrettanto tragici nel 2012 e nel 2019, che avevano comportato la perdita di altrettante vite umane. Un giovane lavoratore che solo da pochi mesi aveva coronato il sogno, come tanti suoi coetanei, di trovare un lavoro stabile nella propria terra di origine. Nonostante l'impegno continuo profuso dai sindacati nel rivendicare interventi regolativi che possano migliorare le condizioni di lavoro, elevando sensibilmente gli standard di sicurezza, siamo a piangere l'ennesima vittima. E a me non piace purtroppo anche il clima di comunicazione di queste cose, i comunicati stampa, il cordoglio, ma poi una specie di abitudine perché qualcuno dice che è ineluttabile che ci sia un numero di vittime in tantissime ore di lavoro. No, non ci siamo. E per dire con forza queste cose, ci colleghiamo con il segretario generale della UIL di Taranto, Giancarlo Turi. È proprio così, Turi? Sì, direttore, buongiorno, grazie per l'invito. Sì, purtroppo diciamo è proprio così. Dobbiamo evitare di incappare nella ritualità e dobbiamo evitare, diciamo, di farci prendere da questo clima di rassegnazione. Occorre invece una reazione forte, immediata, che naturalmente tenga conto degli scenari che stanno rapidamente mutando. Cioè, dietro a ogni sciagura c'è sempre una serie di responsabilità. C'è sempre una serie di cose che andavano fatte e che non sono state fatte. Non è il momento delle analisi, oggi è il momento del cordoglio, di star vicino alla famiglia e ai lavoratori. Guardate che è molto importante essere vicino ai lavoratori perché hanno perso un compagno prezioso di lavoro e naturalmente a loro viene a mancare la serenità, la tranquillità, la concentrazione, perché naturalmente il lavoro spesso è insidia di pericolo e di potenziali, diciamo, situazioni di veramente che possono comportare addirittura la perdita di vite. Quindi al di là di questo scenario che in questo momento è comprensibilmente avvolto dall'emozione che prende un po' tutti noi, un po' tutta la città, che si stringe intorno alla famiglia, però immediatamente dopo, direttore, è esattamente quello che bisogna fare. Noi ci attendiamo un'immediata convocazione da parte delle autorità, naturalmente a partire dal prefetto di Taranto, che convochi immediatamente un tavolo intorno al quale ci si confronti per capire quello che è accaduto, perché la riflessione che noi facevamo anche nelle righe stringate di un comunicato stampa è che se il porto, diciamo, è in grado di essere una fonte di lavoro, diciamo, ma nello stesso tempo di potenziale pericolo, in una fase qual è quella attuale, dove c'è una bassissima movimentazione di merci, figuriamoci cosa può accadere quando noi, come tutti ci auguriamo, diciamo, inizia a riprendere il trend crescente, quello che dovrebbe portare milioni di container all'interno della struttura portuale. Quindi, diciamo, su questo bisogna fare grande attenzione. Non è un voler speculare sull'accaduto, ci mancherebbe. Il problema è che bisogna fare grande attenzione perché il tema della sicurezza è un tema che va studiato in maniera scientifica e molto spesso, ahimè, per le aziende ha un costo. Quindi bisogna fare attenzione che, diciamo, su tutto si può risparmiare, ma non su questo aspetto, perché poi abbiamo le brutte sorprese.
12, 19, 21, quindi nel giro di 9 anni Taranto si trova a piangere la terza vittima, una situazione davvero inammissibile e insopportabile, quindi occorre molto di più, occorre uno scatto di orgoglio da parte di istituzioni, da parte della politica del territorio e naturalmente noi siamo pronti a collaborare fattivamente perché in questo momento, nel momento della crisi, probabilmente c'è anche la necessità di iniziare a costruire un nuovo mondo che dia le necessarie garanzie. È impensabile, cioè è veramente assurdo che si continui a morire lavorando. Ecco, tra l'altro Turi diceva bene, è il porto che rappresenta per tutti noi la vera speranza alternativa immediata, la grande infrastruttura, l'hub a disposizione dei traffici e dei commerci, i lavori che sono in corso, i fondali che sono invidiabili e che quindi attirano investitori, le crociere, da una parte il rilancio lento ma progressivo del molo polisettoriale, le gru che ritornano a muoversi. Ecco, per questo diventa ancora più lacerante quello che diceva Turi. Nel momento in cui tutti abbiamo la speranza in questa grande infrastruttura che si è dotata anche e si sta dotando prima degli anelli autostradali e poi dei collegamenti ferroviari, c'è bisogno veramente di una riflessione profonda, anche perché dobbiamo parlare di lavoro in una terra che insomma deve riprogrammare il suo futuro anche immediato. Ci sono delle cose negative, ma ce ne sono anche altre positive. Ci troviamo davvero in un momento epocale, Turi? Assolutamente sì, diciamo dopo e accade così che dopo le grandi crisi accadano, diciamo, ci siano le grandi ripartenze, quindi però per far questo bisogna essere veramente tutti all'altezza. Questi elementi tragici ci mettono nella condizione di fare una profonda riflessione, cioè noi stiamo perdendo tanto tempo a seguire crisi che non hanno nessun elemento evolutivo e invece probabilmente dovremmo iniziare a costruire le nuove prospettive, però partendo dagli elementi di base che forse sono stati, anzi non forse, sono sicuramente stati trascurati. Io ritorno direttore su un punto, perché noi queste cose le abbiamo dette e ridette, ma ovviamente insomma siamo poco ascoltati molto spesso. La sicurezza nell'ambito dei porti è una delle materie più complesse da affrontare, perché ci si trova di fronte veramente a una pluralità di soggetti che insistono in spazi molto limitati. Quindi è come avere una città che deve risolvere i problemi del traffico, e però non sono i problemi del traffico veicolare, sono i problemi del traffico delle merci, che sono merci pesantissime, molto pericolose, che vengono mosse dall'alto dalle gru. Quindi esiste tutta una metodica che andrebbe adottata, e questi sono i momenti in cui si progetta molto spesso la ripartenza dei traffici, ma il tema sicurezza è sempre un tema molto molto trascurato, sottovalutato, ripeto, per le imprese nella vecchia logica è un problema di costo, per noi ecco, diciamo che invece diventa un elemento imprescindibile, perché un evento come quello di ieri getta ombre inquietanti sulla capacità di fare impresa. Quindi è chiaro, noi possiamo costruire il porto più bello del mondo, quello più funzionale, però se non riusciamo a tenere insieme le norme, diciamo, della sicurezza che siano adeguate agli standard ottimali, è evidente, mostriamo di non avere sufficiente cultura nei riguardi del lavoro stesso. Ecco perché è una sfida importante e qui si accusano purtroppo pesanti battute di arresto, anche perché, direttore, qui noi abbiamo a che fare con imprese multinazionali che molto spesso hanno una cultura diversa del lavoro da quella che abbiamo noi. Noi apparteniamo a un paese di grandissima civiltà giuridica e di grandissima tradizione, non solo sindacale. Dovremmo imporre a tutti quanti il rispetto che esistono, perché la nostra è una legislazione non perfetta sicuramente, ma molto avanzata sul tema. Dovremmo però trovare i momenti giusti, perché questi fatti si discutono e si realizzano proprio nei momenti in cui si programma la ripartenza. La ripartenza si riprogramma proprio sul tema sicurezza. Quindi, ripeto, non vogliamo, sarebbe veramente, diciamo,
di cattivo gusto che prendessimo spunto da un evento del genere, ma questi fatti su una realtà complessa come quella di Taranto, che ha un sito industriale unico nel panorama nazionale, ha bisogno che, diciamo, la si tratti nella maniera dovuta. Solo ecco. Recentemente siamo riusciti, sì, direttore, un ultimo aspetto, sì. Solo recentemente siamo riusciti a far classificare Taranto, per quello che riguarda i presidi dei vigili del fuoco, in una realtà un attimino un po' più adeguata. Prima noi eravamo catalogati come una realtà, diciamo, classificata solo in base al numero di abitanti. Non eravamo riusciti a far passare il principio che invece la nostra è una realtà di estrema complessità e di estremo pericolo, non semplicemente per i cittadini ma anche per i lavoratori che ci stanno. Quindi anche qui serve uno sforzo importante da parte delle istituzioni. Avere un'industria di questo significa avere presidi, diciamo, adeguati numericamente e tecnicamente. Questo è un fatto che implica una svolta culturale. Abbiamo detto tante volte, speriamo a un certo punto che adesso ci sia una rinnovata attenzione, proprio perché siamo nella fase giusta, quella della ripartenza. Ecco, giustamente però parlava Turi, che insomma è un profondo conoscitore di queste dinamiche, mi faceva riflettere, e io riflettevo su un fatto che, a proposito di sicurezza, gli altri due eventi tragici, parliamo di quello del 2012 e di quello del 2019, sono accaduti questi due momenti di grande veramente negatività sullo stesso punto, sulla stessa gru dello stabilimento siderurgico, dell'attracco portuale, dello stabilimento siderurgico più grande d'Europa. È una specie di follia, no? Quando io mi ricordo, quando andai con le telecamere nel 2019, mi sembrava di vivere un déjà vu orribile, no? Perché riconoscevo anche le facce dei lavoratori, che erano le stesse, le dinamiche, e quella gru è rimasta lì per 7 anni, dopo il primo grave incidente, quando ci fu il tornado, no? Tanto per intenderci. Quindi, voglio dire, queste cose ci devono far riflettere sul fatto che il tema della sicurezza è un tema che coinvolge le istituzioni, le leggi, i grandi gruppi industriali, i piccoli, le medie e piccole imprese, una legislazione importante come ce l'abbiamo noi, i lavoratori che devono naturalmente osservare tutte le dinamiche di sicurezza, ma quello che conta, secondo me, è un dato culturale. Ricordare queste cose significa impegnarsi. Io voglio dire, non so, poi ci sono processi che vanno avanti, la magistratura che fa il suo corso, io sono sempre rispettoso di tutti, però voglio dire, dal 2012 al 2019, 7 anni, stessa gru, stesso incidente. Turi. Direttore, ma c'è un elemento che, diciamo, dovremmo iniziare a valutare. Oggi c'è un salto tecnologico importante. Molte operazioni si possono condurre da remoto, si possono condurre. Lo stiamo vivendo, no? Quindi certo. La nuova società ci darebbe la possibilità di fare operazioni in totale sicurezza, perché quello che è accaduto ieri obiettivamente, insomma, lascia molto perplessi. Noi le dinamiche le dobbiamo ancora capire e approfondire, ma quelle sono operazioni che non presupporrebbero la presenza di un lavoratore all'interno, no, della nave per stivare le merci. Quelle sono operazioni che si potrebbero e si devono condurre da remoto in condizioni di sicurezza totale. Quindi obiettivamente è un modo antico, arcaico di lavorare. È su questo che noi dovremmo molto, molto insistere, perché, diciamo, le nuove tecnologie ci daranno la possibilità di fare un cambio
diciamo, importante, soprattutto in aziende che sono aziende tradizionali, che svolgono le lavorazioni in maniera tradizionale, e noi invece dovremmo preoccuparci di ammodernare le procedure a quello che naturalmente oggi è possibile fare con modalità diverse. La stessa cosa è accaduta con gli altiforni del povero Morricella, con, diciamo, la ghisa saltata. Quelle sono operazioni che si devono fare non in sicurezza, si possono e si devono fare con le macchine. Diciamo, questo è il salto culturale che si impone e che naturalmente obbliga la parte datrice di lavoro a fare investimenti. Ecco perché dico, molte cose andrebbero totalmente rivisitate, riviste. Quello che accade obiettivamente fa molto riflettere, perché siamo di fronte a un modo di organizzare il lavoro che sicuramente non è al passo con la tecnologia. Ecco perché è su quello che dovremmo fare un grande salto, e naturalmente rinforzare tutti i presidi che studiano scientificamente la modalità di produzione dei diversi processi produttivi. E questo è quello che andrebbe fatto. Quindi su questo naturalmente noi ci attendiamo di capire bene le dinamiche, ma su quello poi bisogna inserire grandi cambiamenti, e i cambiamenti per le aziende sono un costo. Quindi noi dobbiamo, è quello il salto culturale, cioè l'elemento di novità è non guardare più la sicurezza come un costo, ma come un elemento che, tutelando i lavoratori, aumenta i livelli standard di sicurezza e naturalmente dà la possibilità di ottenere dei risultati ancora migliori. Oggi no, stiamo ancora a riflettere su quello che avremmo dovuto fare. Quindi onestamente veramente molto triste quello che continua ad accadere. Allora, io ora con Giancarlo Turi mi metto su, ve lo ricordate quel film, no? Che ci si metteva su un'auto e si andava indietro nel tempo. Ma non perché sia un nostalgico, ma per raccordare quello che è accaduto in questa amatissima nostra città. Era il 1989, ottobre 1989, e noi c'eravamo proprio da un punto di vista di cittadinanza, ma anche come operatori dell'informazione, ma c'era anche Giancarlo Turi, che era un giovane brillante sindacalista. E 1989, la visita di Papa Wojtyla, indimenticabile, a Taranto. E ricordo che poi Romano Prodi accompagnò Papa Wojtyla in quella che oggi è una struttura abbandonata, non so che fine abbia fatto, sarà in vendita, non lo so, sul raccordo stradale statale 7, dove c'era la direzione nuova dell'Ilva, e questo sembrava un campus, qualcosa di anche architettonicamente molto, molto bella, e ci fu questa visita di Papa Wojtyla. E poi Romano Prodi diede il via alla privatizzazione. Lo Stato usciva dalla siderurgia di Stato. Oggi, 2021, ne è passato di tempo, ma anche di papi, e lo Stato ritorna nella siderurgia, e ci ritorna nel momento forse più difficile del ciclo delle industrie, con ancora gli altoforni a gravità. L'altoforno a gravità è stato inventato nel 1800, prima della rivoluzione industriale, anzi insieme, perché poi la rivoluzione industriale, insomma, fu uno dei momenti di celebrazione anche di un diverso atteggiamento nei confronti dei lavoratori. Parliamo di anni lontanissimi. Ebbene, noi ce li abbiamo ancora a produrre acciaio, non solo noi, il mondo. Bene, l'industria che torna a essere di Stato quasi, ma lo tornerà sempre di più, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo cambio o da questo ritorno?
Ma diciamo, direttore, che l'errore, se di errore si può trattare, è che per quello che ci riguarda lo Stato su aziende di quel livello non deve mai uscire fuori. Quindi la presenza dello Stato è una presenza necessaria, proprio perché... Ci abbiamo messo 30 anni per capirlo, no? Certo. Diciamo, di più noi abbiamo vissuto una fase in cui, diciamo... il pensiero economico si era attestato su un'affermazione netta dell'idea neoliberista e il liberismo pensava che gli equilibri si stabilissero a livello economico in maniera quasi meccanicistica. Poi ci siamo accorti che c'è una componente umana che invece, insomma, è imprescindibile e che va valutata con grande attenzione, soprattutto per le aziende grandi ambientale e non solo. E noi siamo keynesiani durante i periodi di crisi, diventiamo smittiani durante i periodi di sviluppo. Oggettivamente un pensiero molto molto miserevole per quello che ci riguarda. Quindi l'idea è che su quelle aziende, i francesi fanno presso poco così, quindi non chissà a quanti chilometri di distanza da casa nostra, mantengono una presenza costante all'interno di queste grandi strutture strategiche, perché è evidente la presenza dello Stato serve a tutelare gli interessi della collettività, non semplicemente in un'ottica economica, e questo è il grande problema. Adesso riscopriamo una dimensione umana dei problemi, riscopriamo addirittura un nuovo umanesimo, ma naturalmente il mondo non è mai cambiato, è sempre stato lo stesso, siamo noi che ci siamo distratti e ci siamo distratti pesantemente nei momenti più delicati della vicenda. Quindi oggi paghiamo i nostri errori, ci auguriamo di non commetterli nuovamente e ci auguriamo che naturalmente questo nuovo ingresso, che diciamo sia un... diciamo, debba essere un ingresso importante, ma soprattutto stabile e durevole, perché la transizione, direttore, non dura o 6 mesi o 10 mesi, la transizione, quella che si intende costruire e di cui Taranto ha bisogno, ha un arco di tempo esageratamente lungo, quindi è evidente questa non è una presenza episodica dello Stato, ma deve essere una presenza stabile, perché naturalmente deve guidare il processo dal vecchio al nuovo e già siamo pesantemente in ritardo. Quindi, ripeto, ecco, quando noi parliamo di ritardi culturali, diciamo, questi sono la prova provata. Adesso ecco, c'è questa opportunità, questa grossa opportunità, vediamo di sfruttarla al meglio. Ecco, tra l'altro, Turi, proprio perché quando siamo in trasmissione non abbiamo i tempi stretti del telegiornale, che spesso mi costringono a dire beh, va bene, dobbiamo chiudere perché purtroppo quelli sono i tempi, mi piace però fare con lei un'altra riflessione. Sappiamo quanto è giusto che ci sia attenzione sul discorso ambientale da parte di una città che ha dato tanto, e mi fermo qui, e siamo all'oggi, dopo tutto quello che abbiamo passato, attenzione, perché mentre si raddoppiava, si amplificava la potenzialità produttiva dell'Italsider, Ilva, eccetera, nessuno se ne fregava niente delle emissioni, oppure si facevano degli interventi un po' così, tra l'altro un po' inutili, visto che quell'industria è stata proprio messa male lì, a ridosso delle case dei tamburi, non come diceva, ve lo ricordate, il ministro Clini, si chiamava Clini, che in una memorabile, tragica, dico io, intervista, disse che il problema era avere costruito le case dei tamburi vicino all'Ilva. Perché faccio queste battutacce? Perché il deposito minerali dove sta? Il parco minerali? Le acciaierie dove sono? Gli altoforni dove sono? Li ha messi proprio lo Stato italiano. Quindi abbiamo avuto uno Stato che si diceva non capiva molto, come tutti, dei problemi ambientali negli anni 60, che poi ha consentito il raddoppio. Beh, forse qualche anno per capire c'era stato. E ora ci ritorna, speriamo che cambi atteggiamento nei confronti dell'ambiente, Turi.
Ma il problema, direttore, io lo porrei non solo in questi termini. Io direi che oggi dobbiamo far capire esattamente quello che vogliamo. E per far questo bisogna ristabilire un clima di serenità e di tranquillità all'interno della città. Oggi questo manca. Se noi continuiamo a rappresentare una comunità divisa diametralmente su tutti i temi che andiamo a trattare, penso che sia il peggior viatico. Chiunque si approcci a questo territorio ha bisogno di sapere esattamente la comunità quali esigenze ha e che le deve rappresentare in maniera chiara, netta. Quindi noi dobbiamo fare prima una valutazione nostra interna, perché ci deve consentire l'opportunità di fare chiarezza. E questo è il punto più delicato. Oggi lo Stato sta avvenendo e probabilmente il clima di conflittualità che sta all'interno della città non ci consentirà di avere l'interlocuzione necessaria, perché se facciamo caso, da qualche anno a questa parte qui non si affaccia più nessuno, non viene più nessun ministro, nessun sottosegretario a discutere con la comunità. E questo è un grosso problema, perché vuol dire che le soluzioni si stanno elaborando a 500 km da Taranto, come è sempre avvenuto. Quindi noi abbiamo avuto una parentesi, diciamo che però è durata troppo poco. Dal 2018 in poi è diventato praticamente impossibile discutere a Taranto dei problemi di Taranto. E se noi continuiamo su questo livello, probabilmente andiamo incontro a nuovi fallimenti e a nuove delusioni. Quindi noi oggi dobbiamo prima metterci d'accordo noi su quello che vogliamo, su quale fabbrica vogliamo, se la vogliamo e a quali condizioni deve poter funzionare, perché gli altri naturalmente sono tutti incarichi che durano quello che durano. Poi lo diceva lei, no? Dalle aberrazioni di Clini ci siamo passati a tanti altri che hanno toccato il problema, però poi la continuità non c'è mai stata. Oggi abbiamo bisogno di avere invece una visione chiara sulle esigenze e in questo momento lei mi consentirà di dire che invece questa volontà non c'è. Perché noi rappresentiamo una visione, diciamo l'amministrazione comunale, quella provinciale e quella regionale ne hanno una totalmente diversa e naturalmente ci sono anche al nostro interno forze che hanno orientamenti diversi. Quindi bisogna fare prima sintesi, bisogna mettersi d'accordo sulle cose che vanno fatte e se naturalmente quelle cose rappresentano realmente il bene e l'interesse della comunità o meno. Noi non siamo sicuri di avere la ricetta per ogni problema. Per ogni questione, però abbiamo bisogno di discuterne e di discuterne in un clima di grande serenità e probabilmente con chi professionalmente ha qualche competenza in più rispetto a tutti quelli che si sono avvicendati in questo momento su una realtà complessa come quella di Taranto. Perché, diciamo, direttore, la politica in questo momento mi deve consentire, è a livello più basso storicamente, a un livello di interlocuzione bassissimo, rifugge dal confronto. Noi abbiamo una massa di parlamentari che si sono totalmente dileguati, allora è evidente che qual è il trade union rispetto al decisore di turno, no? Allora dobbiamo prima individuare un percorso, stendere, diciamo, per benino i piani che a un certo punto noi riteniamo siano quelli risolutivi per la città e poi metterli in pratica. Oggi, no, ci si propone un management completamente diverso rispetto al passato, probabilmente più qualificato, su questo non avrei molti dubbi, però non sono sicuro che, diciamo, noi risolviamo, ne abbiamo avuti anche in passato di importanti, abbiamo avuto i Ronchi, i Bondi che erano altrettanto bravi e capaci, però poi è sfumata quell'opportunità e adesso a distanza di 6 anni stiamo a discutere sempre delle stesse cose. Ecco perché, diciamo, è vero che diciamo, non c'è la necessaria attenzione, ma è vero che anche il territorio arriva a questi appuntamenti sempre troppo profondamente diviso. Ecco, passando a un altro argomento che voglio toccare con lei, perché Taranto non è soltanto Ilva, ce lo dobbiamo mettere in testa, perché se no non si va da nessuna parte, soprattutto non si può chiudere su altri settori che invece sono trainanti. Abbiamo parlato della portualità, purtroppo in maniera tragica io non avrei voluto parlare di cose che invece sono importanti, diciamo che vengono prima di tutto il resto, cioè la sicurezza. Però ci sono settori assolutamente importanti, ce n'è uno, quello della difesa, che dà tanti posti di lavoro. Pensiamo a chi lavora all'interno dell'arsenale della Marina Militare e chi fa il militare a Taranto, nelle varie forze armate. Perché parlo di questo? Perché
faccio una battuta. Spesso l'ideologia mette sugli occhi di tutti noi fette consistenti di prosciutto e il nostro territorio si fa fregare. Quando a Vicenza, città che era amministrata da una giunta di sinistra, quindi con una grande attenzione ai vari argomenti che hanno a che fare con il pacifismo, eccetera, si minacciò la chiusura della base americana che ha sede a Vicenza da tanti anni, ci fu una mezza rivoluzione. Quando nel nostro territorio a San Vito dei Normanni venne chiusa la base americana che stava lì da tanti decenni, ci fu quasi una festa, almeno per quanto riguarda le grandi città di contorno, solo gli abitanti di San Vito dei Normanni capirono che lì sarebbe finito un grande cespite economico. Taranto ha una serie di infrastrutture e ha una serie di potenzialità che aumentano per il ruolo sempre più centrale del Mediterraneo nelle dinamiche internazionali, che spesso sono mal digerite nei nostri territori, perché si pensa che la politica estera sia qualcosa che si debba occupare il governo centrale e qualche intellettuale da strapazzo. E invece c'è la Marina Militare, la sua base principale. Ecco, in questo senso c'è una visione che secondo me è molto interessante. L'arsenale che si apre alla riparazione, per esempio, delle navi, delle marine amiche e alleate, che quindi possono trovare a Taranto anche un lavoro che noi tradizionalmente facevamo prima della silente scomparsa di Fincantieri dalla sponda settentrionale di Mar Piccolo. Ecco, in questo senso, settore difesa, il suo pensiero, segretario. Ma guardi, direttore, le considerazioni sono opportune e io ritengo per certi versi anche naturali per quella che è la tradizione, la città. Il problema vero è che ancora ci troviamo di fronte a un'assenza di governance del territorio. Noi questi temi li abbiamo tutti trattati all'interno del CIS, si è costruita una parte evolutiva, diciamo anche per quello che riguarda il ricambio generazionale, si è parlato di un turnover di 315 unità all'interno dell'arsenale, perché anche lì c'è da fare un ricambio generazionale veramente importante, però ahimè da qualche mese a questa parte di questo progetto abbiamo smarrito le tracce. Quindi diciamo c'è un problema obiettivo, perché la cantieristica è, come dire, il complemento dell'azienda siderurgica, della macro azienda siderurgica per alcuni versi. L'attualità lo è lo sviluppo di portualità e logistica e il complemento per altri versi. Quindi è evidente, si tratta di un'azienda che si trova esattamente alla metà di due assi altrettanto strategici tanti, però è evidente che qui ci troviamo di fronte a un conflitto di interessi con altri territori del paese. Quindi si tratta di strappare letteralmente produzioni ad altre parti del territorio che se ne sono appropriati. Per via delle nostre distrazioni se ne sono appropriati. Oggi, perché noi possiamo riprendere quel percorso, abbiamo bisogno di riconquistare una cultura industriale, direttore. Qui l'industria è stata demonizzata negli ultimi 20 anni, è stata reputata di criticità e non di opportunità. Noi abbiamo bisogno di recuperare quella cultura industriale che, ahimè, però va ammodernata, come dicevamo prima, ai nuovi temi della tecnologia, delle opportunità che il mondo ci mette a disposizione e soprattutto il mondo scientifico. È evidente che
la cantieristica è un pezzo che ci appartiene, e alcuni versi, anche se in maniera disorganica, l'abbiamo trattata. Sull'arsenale di Taranto sono stati fatti investimenti importanti, ma ce n'è uno che, per esempio, sta ancora all'interno del CIS, che è stato totalmente abbandonato, no? Quello della costruzione del polo museale, che riguardava l'evoluzione di quell'ambito. Quindi noi soffriamo di una discontinuità fra la fase progettuale e quella attuativa, e poi siamo sempre a chiedere fondi e finanziamenti quando non abbiamo la capacità di capitalizzare fino in fondo le risorse che ci vengono messe a disposizione. Quella dell'arsenale sono 36 milioni, vado a memoria, che dovevano servire per mettere insieme un asset non propriamente produttivo, ma comunque aveva una sua logica all'interno di una diversa concezione dell'arsenale militare marittimo di Taranto. Quindi è evidente che in questo momento noi abbiamo bisogno di stabilire una nuova governance sulla città. Direttore, noi abbiamo la Camera di Commercio che è scoperta da molti mesi, uno dei presidi più importanti non ha un rappresentante istituzionale che sia lì a discutere con tutte le forze sociali ed economiche, perché naturalmente si dia continuità ai progetti che anche in maniera, diciamo, un po' farraginosa sono stati messi insieme. E le dico, che ne è stato di quel progetto di Ferretti che il senatore Turco aveva messo in campo faticosamente? Adesso non se ne parla più, non sappiamo più se c'è ancora quell'interesse. Quindi il problema non è andare semplicemente a individuare nuovi asset produttivi di sviluppo, ma mettere a terra, come si dice in gergo, quelli che abbiamo elaborato durante le fasi della crisi. Quindi oggi il territorio è chiamato a, diciamo, strutturare una sua governance la più autorevole possibile e naturalmente la più efficace possibile, perché guardate, le opportunità sono e sono tante, però naturalmente bisogna avere la capacità poi di organizzare una serie di situazioni che, diciamo, stanno lì e meritano, diciamo, aspettano solamente di essere colte. Quella dell'arsenale militare, noi abbiamo con l'amministrazione comunale di Taranto, abbiamo più volte ripetuto che quello è un asset che va completamente rivisitato a partire dalle politiche del personale, perché lì ci troviamo di fronte a una fuoriuscita, ormai è già in corso una fuoriuscita importante di maestranze qualificate che stanno andando via e che non sono state surrogate, no? Quindi torniamo ai problemi del personale, torniamo a recuperare quegli aspetti, però per farlo, direttore, mi consenta, servono le sedi istituzionali dove si elaborano i progetti. Ognuno di noi, no, ha smesso di ragionare come comunità e ha continuato a ragionare come gruppo o come rappresentante, nel nostro caso, di gruppi singoli del territorio. La frammentazione prima sociale, diciamo, è quella che dobbiamo, il grosso male del territorio è quello che dobbiamo combattere, e in questo ci deve dare una mano, una grossa mano la politica, che ha quel compito di portare a sintesi tutti i progetti che vengono elaborati. È evidente, se le mettiamo insieme le opportunità sono davvero tante, la cosa beffarda è che non riusciamo a capitalizzarle, e questo è il momento. È arrivato il momento, ma io dico che è abbondantemente passato, insomma, lo dovremmo recuperare tutto al più, per mettere insieme a regime una serie di situazioni che attendono di essere sviluppate. Direttore, il CIS ormai è stato abbandonato ormai da 6 mesi, non se ne parla più. Che fine ha fatto tutta la progettualità che era stata messa in piedi? No, adesso dovremmo riannodare i fili. Abbiamo chiesto un intervento al ministro Carfagna, che si è già insediata formalmente come governo, il nuovo governo, sono dal 13 di febbraio che opera, non abbiamo ancora visto nessuno, quindi oggi c'è bisogno di dare una scossa, ma c'è bisogno di venire sui territori a parlare, ma per questo dobbiamo organizzarci, ed è quello l'aspetto un po' più delicato, quello che ci sta mancando. Quindi opportunità davvero importanti, no? Lei ha parlato dell'arsenale, potremmo parlare anche di altri asset ugualmente importanti, ugualmente da attenzionare, ma oggi quello che chiediamo noi è di iniziare a ricostruire una governance territoriale che sia in grado di governare i processi produttivi. E noi ringraziamo Giancarlo Otturi, è sempre bello parlare con il segretario della UIL, perché naturalmente dalla sua postazione dà delle provocazioni che è importante poi portare in un dibattito che deve essere quanto mai allargato e arrivare poi alle responsabilità personali e istituzionali. Grazie a Giancarlo Turi, e naturalmente io condivido con il segretario della UIL
il cordoglio nei confronti della famiglia del povero lavoratore della Vestas, che come leggevo proprio nel vostro comunicato da poco aveva raggiunto il sogno di un lavoro stabile nel proprio territorio. Siamo tutti vicino alla famiglia, ne abbiamo approfittato anche per parlare anche e soprattutto di sicurezza e lavoro e soprattutto parlare di questa contingenza difficile che stiamo vivendo. Grazie Turi. Grazie direttore per l'invito. Il lavoratore è della Peirani. Ah, della Peirani. Della Peirani, sì. Non della che Peirani. Stava sì. lavorando alle, per le pale. Sì, o... alle pale della Vestas, sì. Giusto, giusto. Il grazie lapsus. Ancora direttore. Grazie, grazie ancora e buona serata a voi. Dal segretario in diretta. Bene, voltiamo pagina. Ora andiamo a parlare di un altro argomento che riguarda appunto la ripresa. E ora parliamo di un altro argomento che ha molto a che fare con la pandemia. Parliamo della ripresa, della resilienza, del fatto che i vari settori produttivi possano e debbano tornare al più presto a produrre economia. E per sottolineare questi aspetti ci colleghiamo in diretta con Leonardo Giangrande, che è il presidente di Confcommercio Taranto. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. E allora io vorrei, per entrare proprio nel merito di questa intervista, iniziare proprio dalla conferenza stampa che si è tenuta qualche giorno fa, una conferenza stampa che ha parlato di un settore particolare, il wedding, quello dei matrimoni. Sappiamo la Puglia come abbia veramente costruito un sistema assolutamente importante dal punto di vista economico. E allora torniamo alla conferenza stampa dell'altro giorno con il servizio realizzato nel nostro TG. Le Confcommercio pugliesi si ritrovano a Taranto per parlare della ripresa del settore dei matrimoni. 110.000 addetti, un fatturato stimato attorno ad 1 miliardo di euro. Questa la Puglia dei matrimoni, prima che il Covid mettesse in ginocchio il settore. Il passaggio della Puglia all'arancione, e speriamo presto al giallo, non segna però la piena ripresa dell'industria del wedding pugliese. A Taranto le proposte di Confcommercio Taranto, Brindisi e Lecce e degli operatori del settore di Bari che avanzano alla Regione Puglia per la ripartenza dei matrimoni in sicurezza. Questa iniziativa è un'iniziativa dove vuole portare alla ribalta le difficoltà di un comparto che è un anno e mezzo che soffre perché ovviamente anche se ci sono state delle regole, ma tutti i DPCM hanno portato alla chiusura, a sviluppare un settore, un comparto che racchiude una molteplicità di imprese e quindi un settore trainante, importante. E ovviamente questa giornata serve anche ulteriormente a stimolare le istituzioni a far sì che si riprenda questa attività nelle regole con i distanziamenti e quindi noi oggi i nostri presidenti illustreranno quelle che sono le nostre proposte. Certo, noi stiamo proponendo una bozza di protocollo che permette sostanzialmente di anticipare le riaperture rispetto a quello che sono le disposizioni che attendiamo dal governo. È un aiuto che vogliamo dare appunto a chi prenderà le decisioni delle riaperture. Ci siamo impegnati con Confcommercio per mettere in essere uno strumento, quello del protocollo per la ripartenza, che non fosse soltanto fine alla riapertura in zona bianca, ma potesse essere uno strumento per noi vitale, cioè uno strumento programmatico che ci consenta di poter lavorare anche in presenza di piccole variazioni delle curve del contagio. Allora, a fianco a questo protocollo che abbiamo avuto il piacere di approfondire e presentare, chiediamo delle misure aggiuntive che possono dare forza a questo progetto. Mi riferisco in primis alla possibilità di vaccinazione anticipata per tutte le coppie che sceglieranno di sposarsi in Puglia.
quindi per dirla in maniera molto veloce, due soli vaccini per salvare il matrimonio di tante coppie e quindi salvare il matrimonio per tanti ospiti. Questa è la prima. La seconda cosa molto importante è aumentare il numero di enti che possano certificare il vaccino negativo e che quindi possano consentire a chiunque si sottopone al vaccino di avere un certificato in tempi brevi, visto che ci sarà una richiesta numerosissima, soprattutto nei fine settimana, di tamponi per partecipare agli eventi matrimoniali. La nostra azione di oggi non è protestare, ma è dare soluzioni a un comparto che ha necessità di programmare. Ci sono settori come le navi da crociera che sono già partite con dei protocolli chiari in cui responsabilità e sicurezza sono gli elementi essenziali. Il matrimonio ha un ruolo sociale fondamentale e va rispettato per quello che rappresenta. Ci sono casi in cui delle spose, delle giovani coppie hanno rimandato per la quarta e quinta volta. Il governo deve dare delle risposte. Noi come operatori proponiamo un protocollo chiaro che assuma le responsabilità entrambi, chi organizza e chi ospita, per fare il matrimonio in sicurezza. Si è aperto con gli sport di contatto, la ristorazione all'aperta, il wedding merita uno spazio importante e noi siamo qui per dare soluzioni. Ecco, a Confcommercio Taranto si è preso un macigno, si è buttato nel lago per vedere l'effetto, ma soprattutto, come avete ascoltato, ci sono delle proposte concrete, un protocollo che prevede quelle norme di sicurezza che veramente vengono già attuate a bordo delle navi da crociera. Ecco, Presidente, dopo la conferenza stampa, qualche segnale di interesse concreto? Beh sì, perché ovviamente diciamo Confcommercio Taranto ha, come giustamente dicevi, ha buttato un grandissimo masso nello stagno, perché parte da Confcommercio Taranto questa iniziativa, l'iniziativa di rappresentare questo comparto che dai numeri, come abbiamo visto, sono comparti che valgono, voglio dire, miliardi di euro, quindi non stiamo parlando di noccioline, quindi l'importanza di un comparto che aggrega più settori e che ovviamente diciamo è una delle peculiarità molto del sud, perché diciamo questi matrimoni che, come ho detto, aggregano un insieme di interessi sono tipici dei nostri territori, ma proprio per questa ragione Confcommercio, che è molto attenta, come voi sapete, alla crescita delle imprese, ma alla crescita del territorio, alla crescita dell'occupazione, perché se non facciamo crescere le imprese non creeremo opportunità per i nostri ragazzi, a secondo poi ovviamente dei settori, ci siamo resi conto ad un certo momento che dovevamo fare delle cose. Quindi abbiamo creato la nostra sezione all'interno di Confcommercio Taranto, abbiamo parlato con gli altri amici, in questo caso di Lecce e di Brindisi, ma si stanno preparando anche su Bari e su Foggia, ma diciamo abbiamo fatto da apripista, perché ritenevamo e riteniamo che bisogna dare forza e voce a un settore che, come ho già detto, da un anno e passa è stato letteralmente dimenticato e penalizzato. Abbiamo diciamo i riscontri legati al, ci sono stati contatti ulteriori dopo i nostri interventi con l'assessore regionale, quindi a brevissimo insomma diciamo ci risiederemo a discutere, dove ci ha dato nuovamente la sua disponibilità a discutere per portare avanti questa idea di apertura in sicurezza, ma dobbiamo riaprire, perché io non credo che non si possano fare delle azioni come noi abbiamo detto e abbiamo proposto per creare quella sicurezza da una parte attraverso un insieme di controlli che noi abbiamo proposto. E anzi, credo che poi quel percorso è più controllato che di tanti altri, che magari per tante ragioni non avviene, in altri comparti non avviene. Quindi io ritengo che questa necessità di far riprendere questo settore, che come ho già detto aggrega un insieme di imprese, sia fondamentale. E noi abbiamo come peculiarità la Puglia, come lei sa, direttore, una bellezza
tra, diciamo, lo scenario italiano, certo. Non a caso vengono anche da fuori, ma è chiaro che è un anno che è tutto fermo, un anno e passi che è tutto fermo, non è soltanto il matrimonio locale, ci sono territori, vedi l'area di Fasano, vedi altre aree dove attirano tra virgolette gente che viene da fuori, che ha delle risorse importanti, strutture bellissime che creano valore aggiunto e creano occupazione. Quindi noi abbiamo voluto dare, Confcommercio Taranto anche qui si è voluto fare portavoce di una sofferenza e di una grande rappresentanza. Anche perché lei, Presidente, ha detto una cosa che dovrebbe far riflettere tutti quanti gli operatori politici, quelli dell'informazione, ci mettiamo anche noi perché abbiamo un ruolo, e poi cittadini e politica. Vedete, quando si sente parlare di alternative di sviluppo, io poco fa ho dato un dato che voi mi avete fornito, che ci deve far pensare, 110.000 addetti. Per un miliardo di fatturato, cioè, stiamo parlando di cifre enormi. Poi ci sono delle industrie che magari hanno migliaia di posti di lavoro, non così tanti, ma creano dei problemi. Quindi dobbiamo pensare al fatto che, usando un termine che piace ai giovani, siamo veramente per forza multitasking, dobbiamo volere il successo della nostra regione puntando sulle cose che non dobbiamo andare a prendere da fuori, non dobbiamo dimenticare il dato industriale, però pretendendo tutto ciò che un paese civile possa pretendere. Io allargo il discorso, avendo la fortuna di poter parlare con lei, perché quando parla di rete, quando parla di conseguenze che riguardano amplissimi settori, perché il matrimonio, c'è il fotografo, c'è il fiorista, c'è chi si preoccupa del maquillage, c'è l'abbellimento, il ristorante, e poi c'è la festa da ballo. Quindi immaginiamo tutto un mondo che in Puglia si muove attorno a questo, il famoso indotto. E allora Confcommercio Taranto, che guarda a una città che, insomma, ieri parlavo delle crociere che arrivano, e l'altro giorno ho fatto una provocazione ad aeroporti di Puglia, ma perché non pensate pure all'aeroporto di Grottaglie, in mezzo a tante cose? Giustamente c'era un consigliere regionale che faceva notare, Pagliaro, sì, dice ampliamo i voli della Ryanair che portano turisti fuori dalla Puglia, e noi vogliamo i voli che invece possano portare in Puglia turisti. E quindi c'è un dibattito largo, e penso anche alla grande potenzialità del commercio tarantino. Ci troviamo proprio al confine tra l'essere più tranquilli con le vaccinazioni che aumenteranno e le problematiche di tanti settori che sono veramente in ginocchio. Presidente. Beh sì, l'analisi che faceva lei, direttore, è un'analisi corretta, ma lei sa benissimo che, insomma, ci conosciamo da qualche anno, qual è la mission che mi sono data da quando sono diventato presidente, no? Ma non era una mission, come si dice in gergo, capestra, era una mission ragionata, cioè nel senso una mission del territorio, e la domanda che mi sono fatto spesso, come facciamo a sviluppare questo nostro bellissimo territorio? E come lo sviluppiamo se ovviamente abbiamo capito che ormai un comparto, come dico sempre, diciamo, è andato in crisi, in difficoltà, e quindi noi, avendo un territorio bello, un territorio importante, un territorio che può far vedere tante sue peculiarità sia dall'interno che dall'esterno, quindi ovviamente questa cosa mi ha portato a ragionare sul ragionamento importante, che è quello di continuare un percorso diverso, diversificato, partendo dalle nostre peculiarità, da ciò che abbiamo, perché da questo dobbiamo ripartire, signori. Io lo dico sempre con molta serenità, ma facendo anche impresa, è come quando io nella mia impresa, se c'è qualche comparto che non tira, devo guardarne verso altri orizzonti, perché ovviamente devo sviluppare
un territorio. Bene, se siamo tutti d'accordo che una difficoltà c'è stata su uno sviluppo di un territorio che ha vissuto per anni su dei contenitori, allora bisogna partire da altri ragionamenti. Quando ne parlavamo con Sergio Prete, presidente dell'autorità portuale, dell'ipotizzare di far venire le navi da crociera, e io ovviamente lo comunicavo facendo parte anche dell'autorità di sistema, mi prendevano per pazzo, no? E questo accadeva qualche anno fa, 7-8 anni fa, e dicevano, sì, figurati che arrivano le navi da crociera a Taranto. Beh, io penso che le navi da crociera iniziano ad essere, grazie al tutto il lavoro che ha fatto il presidente Prete, e nel nostro piccolo, aprendo una breccia in un pensiero, in un ragionamento, partendo dalle nostre peculiarità, oggi le navi da crociera, adesso al netto del Covid, iniziano ad essere un argomento che si discute. Poi qualcuno dice, ma sì Presidente, ma le navi da crociera non portano valore aggiunto, perché questa gente viene, sta poche ore e poi se ne va. No signori, non commettiamo questo errore. La gente viene, vede il nostro territorio, che forse non avrebbe mai visto, e forse tornerà con le famiglie, no, se si troverà bene. Presidente, e se noi... io voglio aggiungere una cosa al suo discorso, perché è importante parlare di queste cose. Nell'altra vita ho avuto la fortuna di fare diverse crociere, e quindi come crocierista, quando arrivi in un posto, insomma, tu lo vivi, e male male 10 euro li lasci. Qui parliamo di migliaia di persone che arrivano in un territorio, e attenzione, ieri io ho notato una cosa molto molto bella. Il direttore generale di MSC, che era in conferenza stampa, ho fatto anche un servizio dove ho mandato proprio le sue parole, è entusiasta di Taranto, perché dice: Taranto, non guardiamola con il solito occhio del tarantino che sta sempre a denigrare le novità, ma lo sai che c'è dietro, ma ecco, non c'è valore aggiunto. E Taranto sta incuriosendo moltissimo il mondo del turismo, perché qui c'è un incrocio tra vestigia del passato, bellezze naturali, problematiche industriali che ti attirano. Non è una città dove ti dimentichi il nome. È bella Taranto, è piena di potenzialità. E allora voi immaginate queste migliaia di persone che sì, stanno per un giorno nelle nostre strade e poi se ne vanno a mare, e poi arrivato il pranzo gli viene voglia di mangiare. Qui dovremo essere bravi, perché i nostri ristoratori dovranno fare i salti mortali per dare il meglio a dei prezzi calmierati e a non rapinare nessuno. E vedrete come il turismo, perché poi si torna a casa e si dice: ah, ma lo sai che sono stato lì in Puglia, a Taranto, una bellissima città. E sono questi i metodi intelligenti, magari qualche tante foto su Facebook, per attirare nuovo turismo. Presidente. Ma condivido in pieno, e aggiungo, allora, quando dicevo che noi abbiamo fatto delle analisi partendo qualche anno fa dai valori aggiunti di questo territorio, perché io la domanda che mi sono sempre fatta: da dove ripartiamo? E l'unica domanda e l'unica risposta a questa domanda mi sono detto: da ciò che abbiamo. Ripartiamo dalle nostre peculiarità, dalle nostre bellezze, perché non siamo stati bravi a costruire altro. Se è vero questo, dobbiamo iniziare, e noi l'abbiamo iniziato già da tempo, a formare i nostri operatori, perché ha ragione direttore. Qui c'è bisogno di cambiare una cultura dell'approccio, creare una cultura, certo, turistica che non abbiamo, e questo ce lo dobbiamo dire. E ovviamente non si concluderà in un anno, perché bisogna avere l'onestà intellettuale di dire alle persone sempre le cose come stanno. Quindi questo percorso è un percorso, diciamo, che bisogna iniziare. Noi l'abbiamo iniziato, cioè nel senso, per me chi serve i tavoli, chi deve almeno conoscere un'infarinatura dell'inglese, deve avere un minimo di approccio, deve dare quel servizio giusto, qualità prezzo, deve capire che quella è una risorsa, e se tratto bene il turista torna sui territori, e se anziché di 1.200.000 presenze sul territorio ne facciamo 5 milioni come fanno il Salento e il Gargano, chiaramente pre-Covid, forse avremmo portato molto più valore aggiunto. Allora c'è
un'analisi imprenditoriale e datoriale, quindi le associazioni, in questo caso il sottoscritto come presidente massimo responsabile, insieme a tutto lo staff che come dire, collabora con me, dei miei collaboratori che io ringrazio sempre, bisogna iniziare un percorso di cultura, di cambiamento, iniziando dalle associazioni datoriali, perché se non facciamo questo, come dire, analisi e critica e autocritica, non riusciamo a costruire insieme, ma anche il cittadino tarantino deve smetterla di piangersi addosso e iniziare ad apprezzare quello che abbiamo, iniziare a ragionare di filiera, di sistema. Dobbiamo ragionare partendo da quello che abbiamo, cercando di fare un check-up costante attraverso ovviamente una sinergia associazione datoriale, amministrazione. Questo lo abbiamo fatto, lo abbiamo aperto con l'amministrazione, perché insieme autorità del portuale, spero che si apra poi il ragionamento anche su qualche ente altro che insomma, diciamo, ha bisogno anche di essere ricomposto, cioè abbiamo necessità insieme di fare quei percorsi, perché soltanto ripartendo dal territorio e dai valori che abbiamo, ognuno per la propria parte, facendo anche autocritica, dicendo serenamente dove stiamo sbagliando, dove dobbiamo migliorarci, ma se tutti siamo d'accordo, come tutti dovremmo essere d'accordo, al netto del discorso Ilva, io non ci voglio entrare, perché la posizione di Confcommercio è stata sempre molto chiara, noi pretendiamo che l'Ilva sia ambientalizzata, lo pretendiamo, perché non è giusto che ci sia gente che muore per il profitto. Io faccio impresa e chi vi parla sa benissimo cosa significa impresa, ma si può fare impresa anche in modo sano, e quindi bisogna avere anche il coraggio di dire a chi sbaglia da imprenditore che sta sbagliando, e si può fare in modo corretto salvaguardando la salute e il lavoro. Dopodiché dobbiamo ripartire dalle nostre peculiarità. Bene, questo è un territorio che secondo me è di grandissima opportunità, e lo dico anche avendo con forza affrontato il discorso delle infrastrutture. Voi sapete che in questi giorni si parla di recovery plan, di un percorso che ovviamente di risorse che devono arrivare al sud, e spero che ne arrivino quanto prima e quanto più sostanziose e importanti, in modo tale di investire infrastrutture, perché noi abbiamo bisogno di infrastrutture. Però noi dobbiamo essere capaci, come dicevo prima, noi Confcommercio si è movimentata sulla Talsana Vetrana, ma non perché noi abbiamo un interesse sulla Talsana Vetrana, grazie a Dio noi facciamo tutt'altra cosa, non siamo i costruttori, voglio dire che ovviamente anche loro stanno in momenti di crisi, ma e anche i nostri ovviamente, ma capiamo una cosa, che la Talsana Vetrana, se fosse portata ad opera compiuta, potrebbe creare, se poi ci spostiamo, visto che abbiamo anche lì proposto che si passa, se si possa i sindaci, tutta la parte diciamo dell'Unione dei Comuni insieme alla provincia, possa far diventare un punto cardine il turismo, con una pista ciclabile che vada da Talsano fino ad Avetrana, perché riqualificherebbe tutta quella zona e creerebbe opportunità di lavoro. Se no, signori, come lo creiamo il lavoro? L'opportunità come li creiamo? Bisogna lavorare con degli obiettivi. Se tutti siamo d'accordo che questo territorio deve ripartire dalle peculiarità, dalle bellezze, dal turismo, dal mare, dall'entroterra, dall'enogastronomia, dall'agriturismo, cioè deve lavorare di sistema, e deve lavorare di sistema, bene, dobbiamo creare quelle condizioni sia infrastrutturali, ma anche di mentalità, ma anche di formazione, ma anche qui, e devono entrare in gioco anche i professionisti per accompagnare le imprese, e quindi anche loro devono fare uno sforzo in più, tutti insieme dobbiamo qualificare il territorio attraverso un'operazione sinergica. Questa è la mia idea da presidente di Confcommercio e da imprenditore. E mi piace, un'idea che tra l'altro aperta, tutte le idee aperte vanno bene in un territorio che spesso ha avuto gruppi di potere che si sono fatti guerra, assolutamente guerra tra virgolette, spesso dimenticando che magari uno ha sta a fare il presidente o fa politica o sta lì per il bene dei cittadini, per il progresso di un territorio, non per curare i fatti propri. È qui che dobbiamo anche aprire un discorso, io dico, di abbattere quei muri spesso di gomma che hanno impedito l'interlocuzione tra le parti della città. In questo senso noi che facciamo comunicazione abbiamo un ruolo, che magari certe polemiche, invece di amplificarle, insomma, non servono a nulla. A me piacciono invece i discorsi dove c'è la parola insieme, c'è
la voglia di collaborazione, ci sono i tavoli aperti dove ognuno porta le proprie idee, le competenze e anche e soprattutto l'esperienza che serve in un territorio che paga tante cose. E io chiudo dicendo al Presidente che va bene, noi come sempre siamo a disposizione del dibattito e poi vedete, si collegano le cose, le peculiarità del territorio, le bellezze, la intrapresa intelligente di tanti imprenditori, commercianti, io penso a tutti gli amici, perché per me sono amici, del settore degli alberghi e dei ristoranti che hanno investito tanto e che sono veramente bravi, che hanno fatto delle cose bellissime a Taranto e provincia, che hanno subito le angherie di una pandemia senza tanti soccorsi, ce lo dobbiamo dire, dallo Stato. Quindi a loro va la preghiera di ricredere in questo territorio, mettiamoci tutti assieme, tentiamo una scalata verso il successo che meritiamo mettendoci sotto braccio con le mascherine, ma guardando a un orizzonte sicuramente migliore per le generazioni che aspettano di inserirsi in questo grande momento. Quindi grazie Presidente, buon lavoro davvero. Grazie. E grazie a lei. Grazie per essersi intrattenuto con noi, so che ha una serie di impegni, però era molto importante puntualizzare queste cose. Grazie. Grazie, grazie a voi.